Veniamo allora all'ultimo incontro di questa serie di seminari su pensiero computazionale, coding ed apprendimento. Innanzitutto sono molto contento di vedervi ancora così numerosi. Spero che abbiate gradito o comunque trovato interessanti le lezioni mi hanno preceduto. Di questo corso, diciamo, abbastanza lungo e forse per alcuni versi anche abbastanza impegnativo, per quanto riguarda i temi che sono stati affrontati. E questo ultimo incontro sarà dedicato al pensiero computazionale nell'economia, però non, diciamo, spaventatevi. Nel senso che in realtà quello di cui parleremo sarà di per lo più semplici giochi matematici. E come questi semplici giochi matematici ci possono illustrare degli aspetti fondamentali dei comportamenti dei cosiddetti agenti economici. Ora, il materiale che vi presenterò è per lo più tratto da un capitolo che ho scritto insieme al professor Bonifaci, intitolato Algoritmi per aste e giochi, che appare in un libro, Informatica Invisibile, edito da Giorgio Asiello e Rossella Petreschi, che sono anche due professori della Sapienza. Di novità sono due professori che da pochissimo tempo sono anche andati in pensione, per cui adesso ancora non seguono, diciamo, più direttamente le attività didattiche. E questo libro è un libro di divulgazione, di ampia divulgazione, sull'importanza degli algoritmi e del pensiero computazionale in diversi ambiti della nostra società e della nostra economia. E anche in numerose altre discipline. Quindi, in qualche modo, è un libro forse molto abbastanza pertinente per alcune delle questioni che abbiamo trattato in questo corso. Ora, in particolare, in questa lezione vorrei parlare di alcuni temi che riguardano il pensiero computazionale in una branca importante, fondamentale della microeconomia, che è la teoria dei giochi. Ed è perché la teoria dei giochi è diventata così importante recentemente, specialmente da quando l'economia si è spostata in parte importante sulle piattaforme digitali. Quindi, parleremo di algoritmi, giochi e di un concetto fondamentale nell'economia che è il concetto di equilibrio, ma che non è solamente un concetto fondamentale nell'economia, è anche un concetto fondamentale in diversi ambiti della matematica. E nella seconda parte della presentazione introdurrò alcuni semplici giochi matematici e dei cosiddetti concetti di soluzione per questi semplici giochi matematici, cioè delle possibili soluzioni di questi giochi che possano essere trovati da agenti indipendenti. In generale parleremo quasi solamente di due agenti che giocano l'uno contro o l'uno insieme all'altro, ognuno dei quali ha come unico obiettivo quello di ottimizzare una propria misura di utilità. Il problema è che questi, come spiegherò, penso in maniera esaustiva, questi giochi sono diventati fondamentali per concepire algoritmi che gestiscono l'economia digitale. E essendo questi algoritmi implementati su piattaforme a così ampia scala ed eseguiti milioni se non miliardi di volte al giorno, le questioni computazionali per l'esecuzione di questi algoritmi sono diventate
parte estremamente importante. Come è anche diventata estremamente importante la questione di analizzare quelli che sono i risultati, quello che è il risultato della interazione strutturata di molteplici agenti che appunto operano su, ad esempio, su piattaforme economiche digitali. Bene, concluderemo con le problematiche che riguardano gli equilibri di mercato. L'equilibrio è un paradigma fondamentale nei mercati, in particolare l'equilibrio tra domanda e l'offerta, e vedremo come effettivamente scegliere l'algoritmo giusto può avere un'importanza fondamentale per il successo di un determinato mercato. Ma prima di iniziare, lasciatemi illustrare brevemente alcuni temi che sono stati già toccati nel mio primo intervento, e cioè sull'importanza che ormai gli algoritmi hanno in molte decisioni economiche della nostra vita. Ad esempio, nel motore di ricerca, gli algoritmi vengono utilizzati per restituire dei risultati alle vostre query, e i risultati che sono ottenuti dalle query ai motori di ricerca possono avere un'importanza fondamentale, ad esempio, per orientare i gusti dei consumatori. Le azioni non sono più scambiate da umani, ma sono scambiate da algoritmi nella stragrande maggioranza dei casi. 3 anni fa il direttore esecutivo di Goldman Sachs ha detto: 10 anni fa a Wall Street noi avevamo 600 traders, 600 venditori di azioni e un manipolo di informatici. Oggi abbiamo 600 informatici e pochissimi venditori di azioni. Quindi oramai il mercato azionario è sostanzialmente gestito da algoritmi. La vendita di oggetti su una piattaforma digitale di aste come eBay è realizzata da algoritmi che ne fissano il prezzo e decidono infine chi sarà l'utente che riceverà l'oggetto che è stato messo in vendita. Il prezzo per un viaggio sulla piattaforma di car sharing, non di car sharing, scusate, su Uber, che è una piattaforma ovviamente che tutti conoscete, spostamento attraverso mezzi privati di passeggeri viene determinata anche da un algoritmo e il prezzo viene modificato a seconda della zona, a seconda giorno, a seconda della domanda. Gli algoritmi svolgono anche delle operazioni fondamentali nei cosiddetti mercati di matching. Un esempio di mercato di matching importantissimo che oggi viene gestito online, specialmente negli Stati Uniti, cui sono stati sviluppati enormi progetti a riguardo, è quello della donazione di organi. Nel momento in cui un organo diventa disponibile, occorre identificare in maniera estremamente rapida chi sarà colui che riceverà questo organo. Ad esempio, paziente che riceverà l'organo può invece avere il beneficio di un parente che è interessato a donare l'organo, ma il suo organo non è compatibile con quello del paziente. Per cui il parente donerà invece l'organo ad un altro paziente. Ecco, tutte queste operazioni devono essere svolte in maniera estremamente rapida, devono essere svolte attraverso un numero limitato di tentativi, perché anche studiare la compatibilità tra un organo e un paziente ha un costo e questo deve essere limitato. Beh, non vi parlo dell'internet banking, come sapete, molte piattaforme che permettono a persone desiderose di incontrarsi e di
anche iniziare una vita insieme in svariate forme, sono oggi estremamente popolari e stanno diventando uno degli strumenti principali che permette appunto alle persone di incontrarsi e stabilire un rapporto affettivo. Gli algoritmi assegnano ad esempio gli specializzanti agli ospedali negli Stati Uniti. Questo un algoritmo di matching stabile, inventato da Gale e Roth, per cui questi due economisti hanno ricevuto il premio Nobel per l'economia 10 anni fa, viene eseguito ogni anno il 15 marzo e decide l'assegnazione di specializzandi agli ospedali, dove gli specializzandi presentano una lista di ospedali in cui vorrebbero essere assegnati e gli ospedali presentano invece una lista di specializzanti che vorrebbero acquisire. Questo scambio, molto complesso, stiamo parlando di decine di migliaia di specializzanti, migliaia di ospedali, viene eseguito appunto il 15 marzo da un algoritmo e l'idea è quella di realizzare un assegnamento in modo tale che in qualche modo le coppie ospedale specializzando che si formano sono stabili, cioè non c'è nessun'altra coppia che preferisce coppia ospedale specializzando che preferisce questo ospedale a quello che gli è stato assegnato, un ospedale che preferisce uno specializzando a quello che gli è stato assegnato. Bene, venendo a cose forse più importanza economica ancora maggiore per quanto riguarda l'economia di internet, la vendita della pubblicità online è interamente realizzata da algoritmi e dalla vendita della pubblicità online provengono gran parte delle risorse dei cosiddetti grandi giganti del web, dove gran parte delle risorse si intende 80-90% delle risorse. Quindi vengono completamente ottenute eseguendo algoritmi che vendono pubblicità online, pubblicità che viene presentata a noi utenti sulle pagine web o sui social media oppure nelle pagine di risposta ai motori di ricerca. E più avanti, l'insieme di applicazioni algoritmiche in economia sta crescendo ogni giorno perché vi sono dei mercati che prima non esistevano e che oggi esistono e sono stati inventati da internet, ad esempio Uber o Airbnb, quindi tutte le piattaforme di scambio tra clienti e fornitori che vengono messi in contatto da una piattaforma. Questi mercati non esistevano. Come tanti altri mercati, ad esempio l'internet dating, non esisteva prima. Ma vi sono anche molti mercati tradizionali, come ad esempio il mercato azionario, che oggi sono stati completamente spostati sulle piattaforme digitali e che vengono operate da algoritmi. Ora, questa abbastanza lunga introduzione, spero sia stata abbastanza convincente per spiegare la ragione per cui nel momento in cui si sviluppa un algoritmo per gestire un mercato digitale, occorre avere ben chiaro quali sono i principi economici fondamentali che devono anche ispirare lo sviluppo dell'algoritmo e del programma che prenderà le decisioni. Bene, quindi diciamo che se internet è un enorme sistema socio-economico formato da una moltitudine di agenti, venditori, compratori, editori, organizzazioni politiche, insomma,
Chiunque oggi deve avere una presenza su internet. E se la interazione strategica tra questi agenti è regolata da algoritmi, allora i concetti fondamentali della microeconomia, come ad esempio la teoria dei giochi e l'economia di mercato, e l'economia di mercato devono in qualche modo essere riflettuti all'interno della progettazione algoritmica. E d'altro canto, il pensiero computazionale ha aiutato tantissimo nel gettare, diciamo, nuova luce su quelli che sono principi economici che sono stati sviluppati da diversi secoli. In particolare, il concetto fondamentale dell'economia di mercato è il concetto di equilibrio. In particolare di equilibrio tra domanda e offerta, un mercato che funziona è un mercato in cui la domanda e l'offerta è in equilibrio, i compratori si avvicinano al mercato e sono contenti perché riescono ad avere con le risorse che hanno a disposizione le merci che vogliono acquistare, i venditori vendono le merci ad un prezzo accettabile e soprattutto alla fine della giornata, come si dice, le merci non sono invendute e non rimangono nei magazzini a deperire. Bene, dal punto di vista matematico, quello che noi vedremo in realtà sono stazioni matematiche, ma molto significative. Un equilibrio è il risultato di un gioco di interazione tale che nessun agente ha un incentivo a deviare da una azione che si chiama noi strategia, che può decidere di giocare. Una strategia, ad esempio, in un mercato economico può essere il prezzo che si fissa per una determinata merce. Bene, mi sono domande finora. Vorrei fare qualche esempio molto significativo. Ad esempio, consideriamo la navigazione attraverso l'utilizzo di appunto un navigatore stradale come può essere Maps o altri navigatori. Bene, un navigatore sceglie ad ogni istante di tempo il cammino minimo per portare la macchina alla vostra destinazione. Questa è un'operazione che ripetiamo continuamente. Prima avevamo bisogno di un navigatore stradale installato sulla macchina, oggi praticamente tutti quanti utilizziamo il nostro telefono cellulare. Ora, anche qui Maps ha un algoritmo che si occupa di installare i veicoli da sorgente a destinazione. E allora noi ci possiamo chiedere, ma questo equilibrio formato dai cammini che vengono attraversati dai veicoli che utilizzano un navigatore è stabile o oscilla? E questo equilibrio è tutto sommato implementato da molti veicoli che si muovono indipendentemente, ognuno sceglie la sua strada, per cui non vi è un pianificatore centrale che decide quali strade devono essere attraversate da quali veicoli per raggiungere una destinazione in modo tale, ad esempio, da minimizzare il traffico complessivo. Ma soprattutto ci interessa capire se se i percorsi ottimi calcolati dal navigatore sono stabili oppure magari oscillano continuamente a seconda delle strade che vengono prese dai vari veicoli. Un'altra domanda a cui troveremo oggi una risposta riguarda le
la pubblicità su internet. Per esempio, questa è la pagina di risposta di un motore di ricerca ad una query dell'utente, e questa pagina di risposta di un motore di ricerca contiene sia i risultati in qualche modo che si dicono organici, cioè quelli che vengono presentati all'utente perché sono migliori risultati per la query, cioè per la domanda fatta dall'utente, sulla base di un criterio di semplice rilevanza. Ma insieme a questi risultati, che per esempio vediamo qui in basso, vi sono altri risultati. Questi risultati vengono detti sponsored leads o sponsored search results, cioè sono i risultati sponsorizzati, che significa che vi sono degli inserzionisti che pagano per mostrare questi link nella pagina dei risultati di un motore di ricerca. Bene, questi altri risultati, questi sponsorizzati, vengono venduti con un'asta che si svolge nel giro di poche centinaia di migliaia di millisecondi, in cui diversi inserzionisti interessati magari sulle keyword, sulle parole chiave della ricerca, ma anche sul profilo dell'utente che ha presentato questa ricerca, vengono messi in competizione tra di loro in un'asta. E quest'asta, ad esempio, tipicamente non vende al prezzo pari all'offerta più alta, ma bensì al prezzo pari alla seconda offerta più alta. E vedremo oggi perché questa strategia determina un equilibrio, mentre vendere al prezzo pari all'offerta più alta non determina un equilibrio, e l'importanza che questo ha avuto nella storia della pubblicità online. Bene. Quali sono, diciamo, le questioni che noi possiamo voler rispondere? Innanzitutto, esiste un equilibrio o non esiste un equilibrio per un mercato digitale? Se esiste un equilibrio, quanto è difficile trovarlo? Perché se un sistema informatico con la potenza computazionale oggi disponibile sulla rete non riesce a trovare un equilibrio in un gioco, attenzione, che viene eseguito da algoritmi, ovviamente istruiti da umani, ma che viene eseguito da algoritmi, forse se non lo può trovare, non lo possono trovare neanche gli umani che si sostituiscono ad un computer. Se questo equilibrio esiste, quanto è veloce la convergenza a questo stato di equilibrio? Supponendo di avere il potere di istruire tutti gli attori di internet e di, in qualche modo, imporre le proprie scelte per ottimizzare il sistema, possiamo fare qualcosa di molto meglio che non semplicemente lasciare gli agenti comportarsi in maniera tale da ottimizzare la loro utilità personale? E questa ovviamente è una domanda importantissima non solo per i mercati, ma in generale per molte questioni sociali. E soprattutto nel caso in cui purtroppo gli agenti economici da soli non riescono a trovare una soluzione che sia anche nell'interesse sociale, allora si deve fare ricorso ai cosiddetti incentivi. Gli incentivi possono essere sia positivi che negativi, possono essere degli sconti, ma possono essere anche delle tasse, delle penalizzazioni. Vedremo degli esempi, appunto, di come si possano un po' progettare degli incentivi che possono instradare un sistema economico
verso una soluzione che ha un'accettazione, una maggiore accettazione o comunque una maggiore utilità sociale. Bene, allora, questa appunto introduzione voleva motivare questo campo, questo studio, che è quello dell'applicazione appunto del pensiero computazionale al campo dell'economia. Ma per iniziare, partiamo da i rudimenti della teoria dei giochi. Cioè, quali risultati noi possiamo sperare di ottenere dall'interazione strategica tra un insieme di agenti? In particolare, qui consideriamo solamente due agenti, giochi a due giocatori. E quello che ci interessa è capire quali concetti di equilibrio sono possibili in un gioco, in particolare a due giocatori, ma del tutto generale. Gli stessi concetti di equilibrio sono anche possibili nei giochi con molti giocatori. Ora, il concetto di equilibrio che è più desiderabile, più forte che si vuole ottenere con maggiore interesse è la cosiddetta strategia dominante, l'equilibrio in strategia dominante. E per introdurre il concetto di strategia dominante parliamo del dilemma del prigioniero, che immagino alcuni di voi abbiano già incontrato in qualche contesto. Lo sbaglio. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del dilemma del prigioniero? Ok, ottimo. Penso che ormai alcuni di questi semplici giochi sono anche, diciamo, spunti interessanti per intrattenere gli studenti. Come dire, pensare su cose molto molto semplici che però poi ci aprono in realtà una prospettiva molto molto ampia. Bene, allora abbiamo due prigionieri, che sono due complici che hanno commesso un reato. Allora vengono interrogati dalla polizia in due celle diverse. Allora qui e entrambi hanno due possibilità: confessare il reato che hanno commesso oppure stare in silenzio. Ora, i due complici sanno benissimo che anche l'altro complice ha esattamente le stesse possibilità. Ma a seconda delle decisioni che vengono prese dai due complici, si avrà un diverso risultato. Ora, questo diverso risultato è rappresentato in questa tabellina, dove il primo numero di ogni casella di questa tabellina indica il numero di anni di galera che riceveranno in ognuna delle possibili combinazioni di comportamento tra i due prigionieri. Allora, supponiamo che entrambi decidono di confessare il crimine che hanno compiuto insieme. Allora, il numero di anni di galera sarà 4 per tutti e due. Supponiamo invece che desiderano stare in silenzio, staranno in silenzio tutti e due. Ovviamente loro, un complice, non sa cosa sceglierà di fare l'altro complice. Ora, se decidono di stare tutti e due in silenzio, otterranno 2 anni di galera a testa. Quindi sicuramente conviene stare tutti e due in silenzio rispetto a confessare tutti e due, e questo è in qualche modo abbastanza intuibile.
Ma vi è ovviamente l'altra possibilità. L'altra possibilità è quella che uno dei due confessa e l'altro sta invece in silenzio. Ora, se il primo complice rimane in silenzio mentre il secondo confessa, allora il secondo avrà un premio per aver confessato da solo. E questo premio consisterà in un solo anno di carcere, mentre colui che è rimasto in silenzio e non ha confessato avrà 5 anni di carcere. In maniera del tutto analoga, se invece il primo prigioniero rimane in silenzio, confessa mentre il secondo rimane in silenzio. In questo caso il secondo avrà 5 anni di carcere, vedete, il primo un anno di carcere solamente. Quindi vedete, in ogni cella abbiamo che il primo numeretto ci dice l'utilità del primo agente, il secondo numeretto l'utilità del secondo agente. È chiaro? Benissimo. Domande? È chiara questa rappresentazione schematica di un gioco con due giocatori, dove ogni giocatore può giocare una di due strategie. E possono giocare esattamente le stesse strategie e a seconda delle strategie giocate dai due giocatori avremo un numero di anni di carcere per il primo, un numero di anni di carcere per il secondo. Il gioco in qualche modo vedete è completamente simmetrico, quindi si possono scambiare i ruoli dei due giocatori e non cambia nulla. Benissimo. Allora, cosa conviene fare? Esiste un equilibrio? Cioè esiste una strategia che può essere giocata da un giocatore che sempre conviene indipendentemente da quello che fa l'altro giocatore? Allora, la risposta è sì. In questo caso esiste una strategia dominante. Esiste una strategia dominante per tutti e due i giocatori. Quindi definiamo strategia dominante una azione che al giocatore conviene fare indipendentemente da quello che fa l'altro giocatore. In qualche modo la strategia dominante è il concetto di equilibrio che noi preferiamo perché non richiede al giocatore di fare dei calcoli complessi mentali o anche computazionali su quello che potrebbero fare gli altri agenti, ma semplicemente da un'analisi della meccanica del gioco decide, per esempio in questo caso, che la cosa migliore da fare è sempre confessare. Allora, questo ovviamente può essere altamente controintuitivo, perché voi vedete che in effetti, stando tutti e due in silenzio, si ottengono 2 anni di carcere a testa, mentre confessando, comunque il numero di anni di carcere può essere più alto. Però vediamo in realtà meglio questo gioco. Osservate, supponiamo che il secondo giocatore confessi. Ok? Allora, se il primo giocatore confessa, prende 4 anni di carcere. Se invece sta in silenzio, ne prende 5. Beh, conviene sicuramente confessare. Allora, assumiamo che il secondo giocatore stia in silenzio. Se il primo giocatore confessa, vedete qui, prende un anno di carcere. Il secondo sta in silenzio, quindi ci muoviamo su questa colonna. Se il primo confessa, prendiamo un anno di carcere. Se invece stiamo in silenzio, ne prendiamo due. Beh, allora ci conviene confessare. Quindi al primo giocatore conviene confessare sia se il secondo giocatore confessa, sia se il secondo giocatore sta in silenzio, perché vedete 4 è meno di 5 e 1 è meno di 2. Non c'è matematica, nessun tipo di matematica complessa, se non c'è prova matematica, però non sono argomenti proprio semplicissimi da acquisire. Se
caso non è chiaro, posso ripetere? È chiaro perché confessare una strategia dominante è la cosa migliore da fare indipendentemente da quello che fa l'altro agente. Ci mette proprio l'anima in pace, come dire, cioè, non dobbiamo pensare cose complicate, non dobbiamo immaginare cosa potrebbe fare l'altro, perché sappiamo che qualunque cosa fa l'altro, a noi ci conviene confessare. Bene, il problema, allora questo ci dà anche la possibilità di definire formalmente cos'è un gioco, cosiddetta forma normale strategica. Un gioco è definito un insieme di strategie per ogni agente, nel caso precedente solamente due. I due agenti prendono una decisione, lo stato del gioco è la combinazione delle azioni giocate dai due agenti. E poi abbiamo che in ogni stato vi è un'utilità, un valore per tutti e due. Bene, questo gioco è chiamato un gioco con due agenti, two player game, scusate le slide in inglese, ma penso siano abbastanza semplici da decifrare. Ora, vi sono invece un tipo particolare di giochi a due agenti che vengono detti a somma zero, anche penso di giochi a somma zero, ne avrete sicuramente sentito parlare da qualche parte. Un gioco è somma zero se la somma delle utilità dei due agenti in ogni celletta è pari a zero, cioè significa che se quello che uno vince, l'altro perde. Vedremo tra poco un gioco a somma zero, ma prima di andare avanti, vogliamo capire se questo concetto di strategia dominante effettivamente ci risolve o non ci risolve. Questo concetto ci risolve se effettivamente sappiamo che ogni gioco ha una strategia dominante. Se in qualche modo nella vita noi possiamo arrivare alla conclusione che in qualunque condizione, per qualunque forma di comportamento delle persone con cui interagiamo, comunque ci conviene sempre avere lo stesso comportamento. E la risposta ovviamente è no, a seconda delle situazioni potremo voler avere un comportamento diverso. Ma allora come facciamo a caratterizzare questo tipo diverso di equilibrio, che in qualche modo è un equilibrio che vale solo nella misura in cui anche gli altri protagonisti del gioco si stabiliscono nel giocare l'azione, la strategia che definisce questo equilibrio. Ora, questo tipo di equilibrio è estremamente famoso ed è il cosiddetto equilibrio di Nash. E per illustrare il concetto di equilibrio di Nash, attenzione, puro, si dice equilibrio di Nash puro perché ogni agente gioca una sola strategia. Vuoi dire, ma poi si possono giocare due strategie allo stesso tempo? Presto vedremo che, come nell'ultima lezione in cui abbiamo parlato di pensiero computazionale nella fisica, abbiamo parlato di meccanica quantistica e abbiamo imparato che la meccanica non quantistica, la realtà non è deterministica, la realtà è probabilistica, e anche in questo caso vedremo che la realtà è probabilistica. Bene, questo è un gioco in cui non esiste una strategia dominante, che caratterizzava invece il dilemma del prigioniero. Questo gioco, anche famosissimo, è la cosiddetta battaglia dei sessi. Nella battaglia dei sessi abbiamo due partner. Il primo partner piace andare agli incontri di boxe, mentre al secondo partner piace andare a assistere agli spettacoli di balletto. Ma più che interessati a
un particolare tipo di intrattenimento, i nostri due partner sono interessati a stare insieme. Cioè, se per esempio il primo partner a cui piace il balletto, a cui piace la boxe, viene scusate, a cui piace la boxe, va all'incontro di boxe, ma il secondo ma il partner invece al balletto, non, vedete, no, cioè non provano nessun piacere a stare soli, uno alla boxe, l'altro al balletto, oppure l'uno al balletto e l'altro alla boxe. Invece, nelle altre due situazioni in cui vanno all'incontro di boxe o allo spettacolo di balletto, abbiamo che il primo partner ottiene un'utilità di due, il secondo un'utilità di uno. Viceversa, se invece si va al balletto, il primo partner a cui piace più la boxe, ma comunque più di tutto vuole stare insieme al proprio partner, ottiene un'utilità di uno, mentre il secondo un'utilità di bene, ora ci chiediamo se qui esiste una strategia dominante. E la risposta è subito no, non esiste una strategia dominante, perché, per esempio, se il primo partner decide di andare all'incontro in box, lui sarà felice solo se il secondo partner anche viene all'incontro in box, ma sarà infelice se il secondo partner va allo spettacolo di balletto e quindi preferirà spostarsi allo spettacolo di balletto. Quindi abbiamo che non esiste una strategia dominante, non esiste una strategia che ci ottimizza la utilità indipendentemente da quello che fa l'altro partner. Bene, questo quindi ci dice che non esiste una strategia dominante, ma esiste un equilibrio di Nash, cioè assumendo che l'altro giocatore mantiene la sua strategia, ad esempio, il secondo giocatore è il partner, il secondo giocatore accetta di andare all'incontro di boxe, allora il primo giocatore anche rimane all'incontro di boxe, non ha nessun interesse a spostarsi al spettacolo del balletto, perché altrimenti la sua utilità decrescerebbe da 2 a 0. Analogamente, se il secondo giocatore si sposta dalla box al balletto, anche se a lui piace più il balletto della box, ma la sua utilità passa da 1 a 0. Quindi abbiamo che box e balletto sono due stati di equilibrio. Una volta che loro si trovano insieme o all'incontro in box o allo spettacolo di balletto, non hanno nessun incentivo nello spostarsi e nel deviare dalla soluzione attuale. Benissimo, siamo contenti perché abbiamo risolto anche questo secondo tipo di gioco, ma ci possiamo chiedere se questi due concetti sono sufficienti, cioè se il concetto a cui noi aspiriamo maggiormente, quello della strategia dominante, non esiste. Esiste sempre invece un equilibrio puro di Nash? La risposta è no. E la risposta è no per un gioco molto semplice che tutti quanti conosciamo, che tutti abbiamo giocato da piccoli, anche forse da grandi, con i nostri figli, ma forse anche no, con i nostri figli, che è il gioco della pietra, forbice e carta, o anche della morra cinese, se vogliamo chiamarla così. Penso che tutti conoscete le regole, c'è qualcuno che non conosce le regole? Quindi carta vince su pietra, forbici vincono su carta e pietra vince su forbici. Ok? E quando giochiamo questo gioco da piccoli, così tendiamo forse a pensare che la cosa che conviene fare è quella di giocare quella
azione che magari vince rispetto all'ultima azione che è stata giocata dai nostri giocatori. Ma diciamo un'analisi un po' più diciamo, sofisticata del gioco ci porta innanzitutto a concludere che ovviamente non abbiamo nessuna strategia dominante. Se giochiamo sempre pietra, il nostro avversario giocherà carta, se giochiamo sempre carta, il nostro avversario giocherà forbici, se noi giochiamo sempre forbici, il nostro avversario giocherà piede. Quindi non c'è una strategia dominante, ma non c'è neanche un equilibrio di Nash, cioè non c'è nessuno di Nash, non c'è nessuna coppia di azioni dalla quale nessuno ha alcun interesse a deviare. Scusate, ovviamente se tutti e due i giocatori giocano pietra, giocano la stessa azione, pietra, carta o forbici, si ha un pari. Quindi si ha utilità 0. Utilità 1 è per vittoria, utilità meno 1 è per sconfitta, utilità 0 se si è invece pari. Ora, questo è un gioco particolare. Vi ricordate che avevamo parlato di giochi a somma 0? Allora, nei giochi a somma 0 abbiamo effettivamente che la somma delle utilità in ogni casella è uguale a 0. Ecco, questo è il caso. Se uno vince, l'altro perde. Oppure si va a pari. Okay. Questo viene detto gioco a somma zero. Allora, non abbiamo nessuna strategia dominante, non c'è nessuna di queste azioni che può essere giocata indipendentemente da quello che gioca l'avversario. Non abbiamo un equilibrio di Nash perché, ad esempio, se i due, un equilibrio di Nash è una casella di questa matrice, di questo schema, di questa tabella. Ma se uno vince e l'altro perde, per esempio carta pietra, allora chi perde può tranquillamente spostarsi ad un'altra strategia, ad esempio forbice, da pietra a forbice, per vincere. Se va pari, anche tutti e due si possono spostare ad un'altra strategia. Ad esempio, carta carta, allora basta spostarsi a pietra per vincere. È un problema, cioè non esiste effettivamente una soluzione per questo gioco. Non possiamo definire, predire l'esito dell'interazione tra questi due agenti se non utilizziamo un concetto leggermente più complesso. E questo concetto leggermente più complesso è il cosiddetto equilibrio misto di Nash. Cos'è un equilibrio misto di Nash? Beh, secondo voi qual è diciamo, la strategia migliore da giocare in questo gioco, quella che tutti noi conosciamo? Risposte? Cioè, nessuna strategia singolarmente è migliore, diciamo, delle altre, o comunque massimizza le nostre probabilità di vittoria. La strategia che massimizza le nostre probabilità di vittoria è quella che con uguale probabilità gioca le tre, azioni possibili. Cioè, con probabilità un terzo pietra, con probabilità un terzo carta, con probabilità un terzo forbice. Allora, questa è detta strategia mista, perché è una distribuzione di probabilità sull'insieme delle strategie. E il teorema di Nash, che è uno dei risultati, forse probabilmente uno dei più importanti risultati della matematica del XX secolo, dice che esiste sempre un equilibrio misto di Nash in un gioco in forma normale strategica. Esiste sempre, qualunque insieme di agenti. Non si presuppone la legge dei grandi numeri, non c'è nessuna
non c'è nessuna considerazione statistica in questa descrizione. E come si fa allora a prevedere che sia questa la formula migliore, se non c'è un'assunzione di tipo statistico? Sì, facendo un'assunzione su qualunque strategia che viene giocata dall'altro opponente, dove una strategia generica giocata dall'altro opponente può essere descritta da tre valori di probabilità. Cioè, per esempio, con probabilità un mezzo gioco pietra, con probabilità un quarto gioco carta, con probabilità un quarto gioco forbici. Ok? Allora, in questo caso, allora, al primo giocatore conviene senza dubbio giocare carta, perché l'altro giocatore sta giocando pietra con probabilità un mezzo e le altre strategie con probabilità inferiore. Quindi giocando sempre carta, sicuramente ho una utilità più alta che non giocando una diversa strategia. Allora, l'unica possibilità per arrivare ad un equilibrio, che significa che la mia strategia è la miglior risposta alla strategia del mio opponente. Cioè non ho nessun incentivo a deviare. È quando le probabilità di giocare carta, forbice e pietra sono esattamente le stesse. Un terzo, un terzo, un terzo. A questo punto ogni deviazione mi porta solamente a perdere, mai a vincere, mai a guadagnare. Grazie. L'argomento matematico è veramente semplicissimo e si spiega in 10 minuti, però in questo momento anche 10 minuti ci farebbero in qualche modo deviare un pochino, no? Però è alquanto intuitivo che dare una maggiore probabilità a una delle tre strategie immediatamente ci porta a perdere, in quanto il nostro opponente lo capisce, oppure il nostro opponente mantiene le tre strategie tutte uguali, o comunque dà una probabilità leggermente superiore alla strategia che è vincente rispetto a quella a cui noi diamo maggiore probabilità. Allora, la questione è: ma trovare questi equilibri è facile o difficile? Attenzione, noi sappiamo che esiste sempre un equilibrio. Almeno l'equilibrio misto. L'equilibrio puro non esiste sempre, la strategia dominante non esiste sempre, ma un equilibrio misto esiste sempre. E il problema allora è come lo troviamo. Allora, in realtà, fin dal 1928, ora tutti i padri fondatori della teoria dei giochi sono stati appunto von Neumann, John Nash, erano comunque matematici forse più importanti del tempo, del loro tempo. Von Neumann ha avuto un contributo incredibile nel campo della fisica, della matematica, dell'informatica. Bene, in realtà trovare questi equilibri di Nash misti è possibile farlo in una maniera relativamente semplice solo nel caso in cui solo nel caso in cui il gioco è a somma zero. L'idea qual è? Assumiamo che il giocatore colonna, ora vedete, un gioco a somma zero, noi possiamo anche rappresentare ogni cella con un numero solo, perché sappiamo che se il primo giocatore ha un'utilità di 2, il secondo ha meno 2. Okay? Quindi l'utilità di uno è il costo dell'altro. Se il primo giocatore, vedete, qui ha un'utilità di meno 1, l'altro ha un'utilità di 1. E così via. Se assumiamo che il giocatore colonna conosce la strategia giocata dal giocatore diga, supponiamo per esempio che il giocatore diga gioca la strategia A, cosa fa il giocatore colonna? Beh, il giocatore colonna sicuramente giocherà la strategia che minimizza il suo costo. E quindi la strategia che minimizza il suo costo è sicuramente la strategia D, perché in questo caso ha un costo negativo, anzi addirittura ha un'utilità.
Se il giocatore colonna invece gioca la strategia B, vedete, allora il giocatore riga giocherà, il giocatore colonna giocherà la strategia C perché gli dà un costo 1, invece giocando D avrebbe un costo 3. Allora, cosa fa il giocatore riga? Il giocatore riga gioca la strategia che viene risposta dal suo opponente con la minima massima utilità. Cioè, dove lui ottiene la minima massima utilità. Ad esempio, sulla riga A, lui avrà un'utilità meno 1, perché il giocatore colonna giocherà B, mentre sulla riga B lui avrà una utilità 1 perché il giocatore colonna giocherà C e quindi lui giocherà B. Allora, questa è l'idea, e di fatto questa è un'applicazione diretta del cosiddetto min-max, principio min-max di von Neumann. Ora, non continuo, diciamo, nei dettagli, ma per trovare un equilibrio misto di Nash in un gioco a somma zero, quindi per due giocatori, è sufficiente risolvere un sistema di equazioni lineari. Quindi una cosa veramente abbastanza semplice che possiamo fare anche computazionalmente in maniera agevole. Ma cosa succede invece in giochi di forma generale? Vedete, questo gioco che abbiamo introdotto, la Mora Cinese, è un gioco a somma zero, ma i primi due giochi di cui abbiamo parlato non sono giochi a somma zero. Vedete, la somma dei due valori in ogni cella non fa zero. Allora, in questo caso, in realtà, le questioni diventano assai più complicate. A dire la verità, e quello che occorre fare è in qualche modo una possibilità, è quella di lasciare i due agenti muoversi da azione a azione, da strategia a strategia, in strategie che si chiamano di migliore risposta, in cui sostanzialmente passano da un'autorità minore a un'autorità maggiore. Ora, viene dimostrato attraverso questo lemma detto di Sperner, che sono risultati anche tutti molto, molto abbastanza antichi. Questo lemma di Sperner è molto interessante da vedere perché di fatto è il movimento di un cammino all'interno di una triangolazione e si dimostra che muovendosi, quando i due agenti si muovono da una strategia peggiore a una strategia migliore, stanno navigando questa triangolazione e navigano questa triangolazione in cui i vertici hanno tre possibili valori. Vedete, abbiamo il pallino, la quadratino e la stellina. Ci si può muovere in questa triangolazione passando solamente su archi disposti tra vertici a pallino e vertici a quadratino. E si dimostra che si finisce sempre e comunque in un triangolo che ha tutti e tre i simboli sui tre vertici. E questo sarà il cosiddetto punto fisso. Questo sarà l'equilibrio. Il problema è che la sequenza di mosse che si devono poter fare per raggiungere un equilibrio, seppur è garantito che questo equilibrio verrà raggiunto, può essere molto lungo. Cioè si possono effettivamente dover affrontare una sequenza di mosse che è esponenziale nel numero dell'insieme delle strategie. Che significa? Beh, significa che
nella vita reale o comunque nel momento in cui noi istruiamo degli algoritmi per giocare dei giochi che hanno anche un valore economico, istruiamo questi algoritmi di trovare le soluzioni migliori per la nostra utilità, possiamo effettivamente andare incontro a dei problemi computazionali che sono molto complessi, quindi che hanno ad esempio un spazio delle soluzioni o un insieme di soluzioni da verificare che può essere esponenziale nell'insieme delle strategie. Ora, i concetti di complessità computazionale sono stati già introdotti nei precedenti seminari in diversi modi. Ma attenzione, in realtà, e non entro qui nei dettagli, se appunto si è parlato di NP completezza, bene, trovare la complessità di trovare un equilibrio di Nash non è un problema NP completo. È un po' più semplice, diciamo, di NP completo, ma non è polinomiale. E questo è stato uno dei più grossi problemi aperti nell'informatica, pure nella teoria della complessità algoritmica fino a poco più di 10 anni fa, dove è stato caratterizzato dopo tantissimi anni una difficoltà di trovare un equilibrio misto di Nash. Ora, perché parliamo di questo? Beh, parliamo di questo perché siamo appunto interessati a capire quali sono gli equilibri che vengono determinati dagli algoritmi che progettiamo, ad esempio, per operare i mercati digitali. E questo purtroppo ha un impatto pratico terribilmente concreto, perché progettare un algoritmo sbagliato può significare determinare anche in alcuni casi, come è successo, una crisi economica o mandare il mercato azionario fuori equilibrio o determinare ovviamente delle perdite consistenti per i nostri clienti. Ma in generale la nostra preoccupazione è quella di capire qual è la qualità degli equilibri che si vanno a determinare. Innanzitutto, qual è la difficoltà computazionale di raggiungere questi equilibri, ma anche qual è la qualità degli equilibri che si vanno a determinare. Nel senso, se le soluzioni di equilibrio sono molto peggiori delle soluzioni ottime o le soluzioni più desiderabili dal punto di vista dell'utilità sociale, oppure sono magari invece non molto lontane e hanno il vantaggio, tra l'altro, di poter essere ottenute attraverso l'interazione decentralizzata degli agenti, che quindi non devono ricorrere ad un'unica attività centrale. Allora, il concetto che è stato introdotto per misurare appunto la qualità degli equilibri è il cosiddetto prezzo dell'anarchia. E il prezzo dell'anarchia risponde appunto a questa preoccupazione che è stata, diciamo, propria degli economisti da tantissimi decenni, e cioè che le soluzioni di equilibrio in realtà potrebbero non essere buone. E per illustrare questo principio, consideriamo questo semplice gioco, anche questo è un gioco tragicamente reale, il cosiddetto gioco dell'inquinamento. Questo gioco dell'inquinamento vi sono in paesi e stati indipendenti e ogni stato decide di portare avanti la politica ecologica che desidera di più, perché diciamo sono stati indipendenti, ovviamente come sappiamo non è proprio così che funziona, ma insomma. In alcuni casi purtroppo sì, ogni Stato ritiene opportuno seguire ad esempio solamente il proprio interesse economico a corto
diciamo, di breve respiro. Bene, sempre dobbiamo inserire dei numeretti. Allora, diciamo che controllare l'inquinamento ha un costo economico. Questo costo economico lo indichiamo come valore 3. Ma se invece uno Stato non controlla l'inquinamento, allora ha un costo più basso, un costo di un terzo, un costo unitario. Però il problema è che non controllando l'inquinamento non solo si paga ovviamente un costo più basso unitario, però si inquina anche rispetto agli altri stati e quindi si aggiunge un costo unitario al costo che devono pagare tutti gli altri paesi. Allora, sì, capiamo il gioco. Vediamo quindi che se abbiamo 10 paesi e un paese decide di inquinare, allora ognuno degli altri 10 paesi avrà un costo addizionale unitario. Se tutti e 10 i paesi decidono di inquinare, abbiamo che ogni paese pagherà un costo pari a 10, costo 1 per sé e costo 9 che proviene con un costo pari a 9 perché ognuno degli altri 9 paesi ha deciso di inquinare e quindi ci farà pagare un costo unitario addizionale. Ora, se abbiamo n paesi, ognuno paga un costo N perché tutti inquinano, il costo totale, che viene anche detto l'utilità sociale, sarà pari ad N al quadrato. Giusto? È chiaro? Ma se invece ci fosse un'autorità centrale che impone a tutti quanti di non inquinare, bene, il costo sarà di 3 per ogni paese per il controllo dell'inquinamento, ma non ci sarà un costo che viene invece derivato dagli altri paesi. Bene, allora il costo sarà 3 volte per N, perché ognuno paga solo il proprio costo economico per controllare l'inquinamento. Come vedete, allora, il prezzo dell'anarchia viene quindi definito come il rapporto tra il costo di un equilibrio e il costo invece dell'ottimo sociale. Allora, è semplice, abbastanza semplice da vedere che il costo dell'equilibrio, l'unico equilibrio che esiste, è in effetti quello in cui tutti quanti inquinano. Perché? Supponiamo che un paese non inquina. Se non inquina, paga un costo pari a 3. Ma muovendosi dall'inquinare al non inquinare, il suo costo sarà semplicemente ridotto da 3 a 2, indipendentemente da quello che fanno gli altri. Cioè, gli altri, se inquinano, comunque lui paga il costo dell'inquinamento degli altri paesi. Se invece gli altri non inquinano, beh, non lo paga, ma il suo costo individuale viene determinato semplicemente dalla sua scelta di inquinare o non inquinare. Cioè l'impatto della sua strategia sul proprio costo individuale è semplicemente quello di decidere di inquinare o inquinare. Per cui in realtà questo che viene detta Tragico Commons, la tragedia diciamo della condivisione, abbiamo effettivamente che questo prezzo dell'anarchia è molto alto. Bene, però forse non è sempre così. Ora, ovviamente sono state passate delle leggi internazionali, sono degli accordi internazionali che regolano appunto l'emissione di gas nell'atmosfera. Ci sono, diciamo, tutta una serie di accorgimenti che le nazioni hanno preso e che molte delle nazioni rispettano proprio per non
arrivare a questo tipo di equilibrio. Ma vediamo un caso particolare in cui invece gli equilibri non sono così drammatici. E questo è il caso che abbiamo già introdotto all'inizio, cioè del navigatore stradale. Ora, ovviamente, la navigazione assistita da un computer è qualcosa che per noi è estremamente utile e conveniente, ma insomma, mi sono molti, diciamo, in un futuro avremo magari macchine che si guidano da sole, quindi effettivamente la navigazione assistita da un computer potrebbe essere l'unica, diciamo, la situazione dominante a cui potremo andare incontro. Bene, allora, questo di questo, diciamo, questo gioco di interazione tra i veicoli è stato studiato anche da molto tempo, da molti decenni, anzi, a dire la verità, da quasi un secolo. Questi giochi vengono appunto detti giochi di istradamento. E in questi giochi di istradamento si osservano dei fatti curiosi. Questi giochi di istradamento vengono praticamente descritti in maniera estremamente efficace da due semplicissimi esempi. Il primo esempio è questo, quello in cui abbiamo una rete formata solo da due strade. Ora, per ogni strada, vedete, tutte e due le strade collegano un punto di partenza e un punto di arrivo, e poi vi è un costo di attraversamento. Questo costo di attraversamento è costante sulla prima strada, quindi se abbiamo un veicolo che attraversa la prima strada, questo pagherà un'unità di costo. Invece, se il veicolo attraversa la seconda strada, allora pagherà un costo che è proporzionale alla congestione. Quindi se vi sono X veicoli che decidono di attraversare la seconda strada, il costo di attraversamento della seconda strada sarà pari ad X. Attenzione, in questo semplice esempio assumiamo di avere una sola unità di traffico. Normalizziamo, magari che sono 100 veicoli, ma consideriamo una singola unità di traffico che però può essere spezzettata in quantità piccole a piacere, in modo tale da poter dividere questa unità di traffico tra i due archi. Ad esempio, possiamo avere che metà va sull'arco 1 e metà sull'arco 2. Allora, qual è l'equilibrio in questa rete di traffico e qual è invece la soluzione ottima? E inoltre, qual è il costo dell'equilibrio e qual è il costo della soluzione ottima? Allora, possiamo innanzitutto osservare che l'unico equilibrio è quello in cui tutte le macchine prendono la seconda strada. Perché? Perché se una macchina, finché abbiamo un traffico inferiore a 1, c'è sempre convenienza spostarsi dalla prima alla seconda strada. Vedete che qui è il costo 1, qui è il costo X, abbiamo una unità di traffico, quindi se in totale, se abbiamo meno di una unità di traffico sulla seconda strada, si ha sempre convenienza spostarsi sulla seconda strada. Se abbiamo quindi sull'unico equilibrio è quello di avere tutta l'unità di traffico sulla seconda strada con un costo pari a 1, un'unità di traffico per una unità di costo. Ma invece la soluzione ottima, adesso basta fare uno studio di una funzione quadratica per trovare la soluzione ottima, che consiste nel dividere il traffico tra la strada superiore e la strada inferiore. Se inviamo mezza unità di flusso di traffico sulla strada superiore otteniamo un costo mezzo, mentre sulla
strano inferiore, avremo mezza unità di flusso che pagherà un costo pari al traffico, che è pari a mezza unità. Quindi abbiamo un mezzo per uno più un mezzo per un mezzo, e questo da tre parti. Bene, il prezzo dell'anarchia è quindi il costo dell'equilibrio diviso il costo della soluzione migliore, della soluzione ottima, è pari a 4 terzi. Beh, insomma, non è ottimo, però non è neanche così male, perché siamo solamente al 30% lontani dall'ottimo. Allora, adesso non vi parlo di quest'altra rete, è il cosiddetto paradosso di Brass. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare del paradosso di Brass, che spiega sostanzialmente che in alcuni casi costruire una strada molto capiente, estremamente veloce, può avere in realtà un effetto negativo e non un effetto positivo. Ma anche in questo caso, anche in questa rete del paradosso di Brass, vedete, qui abbiamo una strada estremamente veloce e verticale, con costo di attraversamento zero, che in realtà ci determina un peggiore equilibrio, perché una volta che aggiungiamo questa strada molto rapida, il flusso delle macchine non si dividerà più in maniera uguale tra le due. Tra i due percorsi, dalla sorgente alla destinazione, ma avremo che tutto il flusso, una volta arrivato a questo nodo, poi procederà sulla strada di costo zero, arriverà a questo nodo. E vedete, x è minore di 1, x è minore di 1, fin quando il flusso si divide. Quindi non abbiamo nessun incentivo a dividere il flusso. E di nuovo troviamo che il rapporto tra la soluzione all'equilibrio e la soluzione migliore possibile è di 4 terzi. Bene, è stato, voi potete dire, beh, insomma, queste due reti sono proprio banali, sono semplicissime. Una rete stradale con due archi, due strade, non ci può assolutamente rappresentare la realtà, perché in una situazione invece complicatissima come può essere rete stradale in una grande città, le cose potrebbero andare molto, molto peggio. E invece no. Se i costi di attraversamento degli archi dipendono linearmente dal traffico sulle strade, bene, è possibile dimostrare che una soluzione di equilibrio che viene trovata indipendentemente dagli agenti, semplicemente seguendo quello che è la strada più breve secondo il traffico corrente e che non prevede nessuna decisione o indicazione centralizzata, è al più il 30% peggiore dell'ottimo. Quindi qui diciamo che il prezzo dell'anarchia è pari a 4 terzi. Pensiamo al più 30% peggio dell'ottimo. Molto diverso quindi da quello che abbiamo visto nel pollution game, perché nel pollution game abbiamo osservato invece che il prezzo dell'anarchia era addirittura n volte peggiore bene, quindi questa è un'altra indicazione molto importante. Possiamo utilizzare degli strumenti tipici dell'analisi degli algoritmi per i problemi di ottimizzazione per capire qual è il deterioramento della utilità sociale che si ottiene lasciando gli agenti comportarsi in maniera autonoma e indipendente. E infine vi parlo dell'ultima applicazione importante, che però è stata forse la prima che ha determinato questo enorme interesse per il progetto di algoritmi che gestiscono i mercati digitali, che è appunto la pubblicità su internet.
come dicevo prima, la pubblicità su internet offre gran parte degli introiti alle grandi società di internet e non solo a loro, perché ormai diciamo, la pubblicità si sta spostando gradualmente dai mezzi tradizionali quali i giornali, la televisione, sulle piattaforme digitali. Oppure le merci sono vendute su piattaforme come eBay, che si occupano di eseguire aste elettroniche. E l'idea è quella sempre di definire i prezzi in modo tale da portare il mercato all'equilibrio. E questi prezzi sono decisi dagli algoritmi. Sono decisi dagli algoritmi e quindi l'idea è possibile fissare questi prezzi per effettivamente avere un equilibrio. Allora, prima del 2004, quando Google decise di iniziare a vendere la pubblicità utilizzando l'asta del secondo prezzo, che tra poco vi dirò cos'è, veniva utilizzata l'asta del primo prezzo, dove l'asta del primo prezzo sostanzialmente vende un bene, che in questo caso può essere uno slot di pubblicità, al miglior offerente al prezzo che il miglior offerente ha pubblicato, ha comunicato in realtà al motore. Bene, il problema dell'asta del primo prezzo è che non possiede equilibri in stagione dominante. Perché non possiede equilibri in stagione dominante? Perché semplicemente se un inserzionista ottiene un spazio pubblicitario ad un certo prezzo e paga il prezzo che ha dichiarato, può immediatamente pensare, subito dopo pensare di ridurre questo prezzo, perché magari ottiene sempre lo stesso spazio pubblicitario, ma a un prezzo inferiore. Per cui quello che si osservava rispetto al costo che veniva offerto dagli inserzionisti era un andamento ciclico anche rispetto alle 24 ore, perché ovviamente gli inserzionisti si erano immediatamente muniti di software che cercava di manipolare il sistema di assegnazione degli spazi pubblicitari. E al tempo si parlava di piccoli soldi, diciamo magari alcuni miliardi di dollari, oggi si parla invece di centinaia e centinaia di miliardi di dollari l'anno, che sostanzialmente ci permettono di anche godere di tutta una serie di servizi di grande importanza che, come sappiamo, paghiamo anche essendo esposti a questo tipo di messaggi pubblicitari, oppure ovviamente fornendo dati personali che vengono utilizzati per indirizzare in maniera più efficace possibile i messaggi pubblicitari. Ora, il problema appunto dell'azione delle auction, delle aste del primo prezzo, è che non possiedono un equilibrio in strategia dominante. E per diciamo, superare questa impasse che non permetteva a questo mercato di decollare, perché come in qualche modo ci insegnano gli economisti, il mercato non decolla se non c'è stabilità nei prezzi. E come vedete qui stabilità nei prezzi non ci stava. I prezzi variavano in maniera estremamente consistente. Questo è un esempio concreto in cui il prezzo nel giro di 24 ore cambiava da 6 a 10 dollari. Bene, allora l'idea era quella di rendere, progettare un meccanismo d'asta che spinge i partecipanti a dire la verità, a dire effettivamente quello che per loro vale. Per esempio, comprare un laptop usato su eBay, oppure quanto vale per loro essere posizionati sullo spazio pubblicitario più visibile a una pagina web. Perché comunque il prezzo che pagheranno non dipenderà dalla loro dichiarazione, ma dipenderà dalla dichiarazione degli altri giocatori.
assumendo ovviamente che non ci sia un interesse a colludere, perché se abbiamo interesse a colludere, allora si può manipolare il mercato. Ma qui assumiamo che inserzionisti indipendenti che competono per lo stesso spazio pubblicitario non hanno interesse a colludere. L'idea è molto semplice. Supponiamo che per dover vendere un bene, chiediamo a coloro che sono interessati di farci avere in una busta chiusa la loro offerta. Vedete, abbiamo cinque persone interessate. Loro ci fanno avere in una busta chiusa, dove questa busta chiusa nella realtà sono le interfacce dei sistemi di vendita e pubblicità online, quali ad esempio AdWords. Vedete, qui abbiamo per esempio il primo che offre 200 dollari, 100 dollari, 50 dollari, 150 e 200. Bene, abbiamo un bene da vendere e naturalmente naturalmente lo diamo al miglior offerente. Il miglior offerente offre 250 dollari. E qui però adesso viene il trucco, non chiediamo un pagamento di 250 dollari, ma chiediamo un pagamento di 200 dollari. Quindi chiediamo un pagamento pari al secondo prezzo più alto. Ora, questa è l'idea fondamentale di un insieme di meccanismi di mercato, cui il primo è stato l'asta del secondo prezzo di Vicri, a cui hanno seguito altri meccanismi di mercato. Questi economisti sono estremamente famosi, tutti hanno vinto premi Nobel per l'economia, che hanno veramente definito cosa significa pensare in termini di meccanismi di mercato che spingono gli agenti a collaborare con il meccanismo. Ora, perché questa è una strategia dominante? Ecco, adesso torniamo alle strategie dominanti. L'asta del secondo prezzo definisce una strategia dominante, rende possibile una strategia dominante per gli agenti. E la strategia dominante è esattamente dire la verità, dire esattamente qual è il proprio valore per il bene che si vuole acquistare. Beh, perché vedete, la gente che ha offerto 250 dollari non ha nessun incentivo a ovviamente offrire di più, perché se offre di più, 260, comunque prende il bene a 200 dollari, 270, 300, uguale, comunque paga 200 dollari. Però se lui offrisse 270, ci potrebbe essere un altro agente, perché queste sono tutte buste chiuse, che offre 260 e quindi lui sarebbe costretto a pagare 260 dollari, ma è più di quello che lui valuta il bene. Al contrario, abbassando l'offerta sotto 250, non ha assolutamente nessun vantaggio. Anzi, se l'abbassa sotto 200, lo perde anche, quando invece lui sarebbe ben contento di acquistarlo a 200. Quindi abbassare l'offerta sotto il valore vero può portare a perdere il bene, mentre lui pagherà il secondo prezzo più alto, e se il secondo prezzo più alto, e diminuendo l'offerta potrebbe arrivare a offrire meno del secondo prezzo più alto e quindi a perdere il bene. Molto rapido, ma spero che questo vi abbia convinto che effettivamente pensare in termini di equilibri di mercato, e in particolare l'equilibrio in strategia dominante, è quello che noi desideriamo maggiormente, perché nel momento in cui noi dobbiamo pensare quanto pagare un bene, vorremmo solamente pensare a quanto vale questo bene per noi, non a cosa possono fare gli altri agenti che vengono sul mercato. Bene, quindi questo effettivamente si dice che questo meccanismo è veritiero, è truthful, cioè offrire il valore reale, il nostro valore reale per questo bene è una strategia dominante. E quello che si vuole sempre fare nei mercati digitali è cercare di avere delle implementazioni, implementare algoritmi
appunto che realizzano queste strategie dominanti. Bene, è tempo di concludere, scusate, forse sono qualche minuto in ritardo, però l'idea è la seguente, che le decisioni economiche sono prese sempre più spesso da algoritmi e questo avrà un impatto sempre più importante nella nostra vita, nel lavoro che faremo, nel modo in cui ci comporteremo come consumatori. E ci sono diverse questioni molto importanti dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista pratico, che occorre risolvere per appunto progettare algoritmi che siano in grado di operare nei mercati digitali in maniera efficiente, determinando equilibri che possono essere implementati, ad esempio, con strategie illuminanti. E che possono in qualche modo anche guidare un sistema verso degli stati di equilibrio con un'utilità sociale, diciamo, il più alta possibile.